Noi di Radio di Bordo portiamo avanti una battaglia a favore dell'ambiente marino. Grande importanza ha il corretto smaltimento dei rifiuti e delle plastiche, lo sappiamo. La scorsa settimana abbiamo parlato della legge salvamare, oggi ci occupiamo di riciclo e lo facciamo con Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati Ecopneus, e con Tiziano Pesce, presidente della UISP. Bentrovati a entrambi. Buongiorno Germana, grazie. Ciao. Cominciamo da Giorgio Pisano. La vostra è una società senza scopo di lucro, vi occupate di pneumatici fuori uso e li trasformate. Spiegaci come e perché. Sì, la società è nata per disposizioni di legge, perché i produttori e gli importatori di pneumatici hanno l'obbligo di recuperare un quantitativo di pneumatici pari al venduto dell'anno precedente. I nostri soci fondatori sono i principali produttori pneumatici e diciamo che svolgiamo questa attività raccogliendo quotidianamente oltre 1.000 tonnellate al giorno. 1.000 tonnellate? 1.000 tonnellate al giorno. Noi abbiamo un target di raccolta annuale di circa 220.000 tonnellate. Questi pneumatici vengono raccolti, poi avviati in impianti di frantumazione, dove vengono realizzati dei granuli e dei polverini che sono, diciamo, un prodotto riciclato, ideale soprattutto per le superfici sportive. Questo è un procedimento che ci consente di riutilizzare un materiale che eredita l'elasticità del pneumatico, certo, e lo trasferisce alle pavimentazioni sportive, laddove troviamo un campo da calcio, un parco giochi per i bimbi, una pista d'atletica. Spesso lì sotto c'è un pneumatico fuori uso che è stato rigenerato. Tra l'altro avete recentemente presentato alla Barcolana un prototipo di parabordo appunto realizzato in questa gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Esatto, noi svolgiamo molte attività di ricerca e sviluppo, siamo no profit, non vendiamo nulla, però cerchiamo di valorizzare la gomma riciclata e cerchiamo nuove applicazioni di utilizzo per poter aumentare il riciclo e il riutilizzo della gomma riciclata. Alla Barcolana abbiamo presentato questo progetto, che è un parabordo, un primo prototipo realizzato con materiali riciclati e totalmente riciclabili. Quindi cosa vuol dire? Che una volta che anche lui, quando ha finito la sua vita, esatto, diventerà qualche altra cosa. Può essere rigenerato e diventare nuovamente un nuovo parabordo. Più economia circolare e riciclo di così, esatto, veramente non si può. Allora, sentiamo Tiziano Pesce, presidente Unione Italiana Sport per Tutti. Come si collega però tutto ciò alla UISP? Un po' ce l'ha detto Giorgio Pisano in realtà, perché è appunto il materiale per un campo di calcio, un sintetico, eccetera, ma anche altre cose? Assolutamente. Diciamo che dove si affrontano i temi dello sport per tutti, del diritto allo sport, coniugati con la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, la sicurezza, c'è l'UISP. L'iniziativa di cui ci ha parlato poco fa Giorgio Pisano, che saluto e ringrazio, nasce proprio da una collaborazione appunto ormai ultradecennale tra UISP e il consorzio Ecopneus, un percorso di studio, di ricerca insieme ad istituzioni pubbliche, al mondo accademico e alle aziende della filiera del recupero della gomma da pneumatico fuori uso, proprio nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, che appunto è arrivata ad affrontare nell'ultimo periodo anche proprio il tema dei benefici e dei vantaggi. Perché poi benefici e vantaggi anche economici, sì, immagino. Quindi vantaggi nei luoghi, in questo caso di vela e nautica, ma che vogliamo estendere proprio a tutte le attività con l'acqua che il visto porta in mare, sui laghi, nei fiumi, pensiamo alla canoa, al kayak, al rafting, al dragon boat, alle attività subacquee, e poi assolutamente sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità economica, che non dimentichiamoci è un aspetto fondamentale in, certo, questo periodo in cui anche tutto l'associazionismo sportivo è ovviamente alle prese con i rincari, con il rincaro energetico, con i cari bollette. E quindi ecco un'attenzione che la UISP insieme se si riesce a risparmiare da qualche parte, ben venga. Invece Tiziano Pesce, la risposta degli atleti, immagino che anche loro saranno contenti di tutto questo, di partecipare alla, sì, sostenibilità complessiva. Sì, proprio così, perché una grande attenzione che Ecopneus ha sempre messo è proprio quella di arrivare attraverso studi scientifici con il mondo accademico, col mondo delle università, a
ovviamente a dimostrare quanto le superfici, gli applicativi da pneumatico fuori uso siano sicure e soprattutto ecco, aumentino il grado di sicurezza della pratica certo. sportiva. Quindi lo abbiamo sperimentato attraverso tante superfici, da quelle degli impianti più sportivi più tradizionali, sino agli spazi destrutturati, dai campi da calcio, basket, tennis, fino ad arrivare anche ai campi per l'equitazione. Praticare sport su queste superfici diminuisce sensibilmente anche il rischio di traumi. Quindi certo, perché ha una grande elasticità. In 20 secondi, Giorgio Pisano, perché poi dobbiamo chiudere, un progetto per il futuro, proprio in 20 secondi. Rimanendo al mondo del mare, sì. stiamo lavorando per rendere più sicuri, diciamo, i camminamenti e le banchine. Quindi, siccome la gomma è un materiale diciamo antiscivolo, perché ha un forte grip, ci stiamo concentrando con dei prodotti sia da installare sulle barche, ma anche sulle banchine, sui camminamenti. Ottimo. E che poi sarà utile anche per le persone con disabilità, immagino. Io ringrazio tantissimo Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati e Companeus, e Tiziano Pesce, presidente UISP. A risentirci.